Buongiorno a tutti, io do il benvenuto a tutti voi presenti qui nell'Aula Magna, in queste condizioni purtroppo costretti dal Covid-19, e saluto anche tutte le persone che sono collegate in questo momento e che stanno seguendo questa manifestazione, questo incontro a distanza. Do la parola subito al padre Rolfi Pinto che ci introdurrà con una preghiera. Nostra preghiera questa sera si svolgerà in quattro momenti. Avremo un canto iniziale, Veni Creator, poi leggiamo un brano di Vangelo e avremo alcune preghiere di fedeli e alla fine chiudiamo con Regina Celi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in plena superna gratia, quae tu creasti libertora, qui diceris paracitus, altissimi donum Dei, fonsivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu senti formis munere, dictus paterne dexere, tu rite promissum patris, dal Vangelo di Marco. In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: «Passiamo all'altra riva». E lasciata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che moriamo?» Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano null'altro: «Chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare obbediscono?»
In una lettera San Ignazio a Simon Rodriguez scrive: «Tra tutti i mali e peccati immaginabili, la ingratitudine è quello che più merita di essere in abominio, mentre la riconoscenza e la gratitudine per i beni e doni ricevuti sono amate e stimate in cielo e in terra». Ci fermiamo per riconoscere i doni ricevuti durante questo anno accademico e per ringraziare Dio per essi. Rispondiamo dicendo: «Ti ringraziamo, Signore». Ti ringraziamo, Signore. Preghiamo per i nostri studenti. Stiamo una università delle nazioni e accogliamo studenti da tutto il mondo. Questo anno accademico è stato particolarmente difficile per i nostri studenti, sia per quelli che si trovano lontano da Roma, sia per quelli che sono rimasti a Roma. I nostri studenti hanno mostrato grande generosità e anche grande coraggio nel non arrendersi dinanzi alle difficoltà. Dio di bontà, benedici loro perché possano seguire il percorso accademico con fiducia e speranza. Rispondiamo a questa alle seguenti suppliche dicendo: Padre, mostraci la tua misericordia. Preghiamo per il nostro corpo docente. Come i nostri studenti, anche i docenti hanno dovuto affrontare nuove difficoltà e sfide. I docenti hanno risposto alla crisi senza indugio, con agilità e creatività. Dio di amore, dona al corpo docente lo spirito di Magis, perché continuino a impegnarsi a dare gloria a te attraverso il loro ministero formativo. Preghiamo. Padre, mostraci la tua misericordia. Preghiamo per il personale non docente. Il nostro personale non docente in questo tempo hanno continuato il loro lavoro, spesso invisibile, in silenzio e con grande pazienza. Loro hanno lavorato instancabilmente e hanno mantenuto vivi i servizi essenziali della università. Dio di speranza, dona al nostro personale non docente la tua forza e la tua consolazione. Preghiamo. Padre, mostraci la tua misericordia. Preghiamo per le autorità universitarie. In questo tempo inedito, senza precedenza, le autorità nostre hanno affrontato la situazione con coraggio e ci hanno guidato con saggezza. Dio della sapienza, dona alle nostre autorità la luce dello Spirito Santo, finché possano svolgere il loro difficile compito
della gestione e pianificazione, illuminati dalla tua luce. Preghiamo. Padre, mostraci la tua misericordia. Ricordiamo e ringraziamo Dio per i defunti di questo anno. Padre Adolfo Nicolas, Padre Stefan Pisano, Padre Francis Sullivan, Padre Juan Carlos Canone, Padre Ivan Fucek, Padre Hans Grotz e Padre François Emma. Dio di vita, dono loro eterno riposo e la tua consolazione alle loro famiglie ed amici. Preghiamo. Affidiamoci alla Madonna. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Regina Celi, letale, alleluia, qui grazie al Padre Pinto, grazie al Padre Steve e ai confratelli che ci hanno dato questo momento e hanno saputo mantenere il distanziamento benché fossero in coro, quindi è stato molto positivo. E adesso do la parola al Padre Rettore. Cari professori, cari studenti, cari dipendenti, cari amici, quest'anno questa nostra cerimonia delle premiazioni e riconoscimenti si svolge in un ambiente segnato dalla pandemia da Covid-19 e dalle sue pesanti conseguenze per la vita di tutti noi. Adottando le necessarie precauzioni, abbiamo voluto mantenere questa cerimonia che, come ogni anno, si svolge verso la fine del secondo semestre, perché i riconoscimenti e i ringraziamenti non vanno rimandati. La cerimonia di oggi ci dà l'occasione di premiare e ringraziare membri di tutta la comunità universitaria, studenti, professori e personale tecnico e amministrativo. Tutti sono qui rappresentati e alla fine di un semestre così impegnativo è giusto che io, come rettore, a nome di tutta l'università, riconosca lo sforzo fatto negli ultimi mesi. Uno sforzo generoso che ci ha permesso di cambiare abitudini e di reinventarci in modo da portare avanti con rinnovata creatività la vita accademica in circostanze inaspettate. Questo sforzo è stato condiviso da tutti, dal corpo docente che ha dovuto adattarsi rapidamente all'insegnamento online, dagli studenti ai quali è stato chiesto un supplemento di responsabilità personale nel proseguimento degli studi, dal personale tecnico e amministrativo che ha assicurato anche a distanza i servizi indispensabili alla vita dell'università. A tutti va il mio ringraziamento. Vi chiedo di sentirvi tutti rappresentati
dalle persone che oggi abbiamo la gioia di poter segnalare in modo speciale in questa cerimonia. Conferiamo i due premi Bellarmino e il premio Vedovato. Ringraziamo tre dipendenti per i 25 anni di servizio all'Università. E ringraziamo un gesuita che raggiunge il 50° anniversario di impegno alla Gregoriana. Segnaliamo l'immeritato di due professori e, infine, ringraziamo professori e docenti che terminano il loro insegnamento alla Gregoriana e altri membri della comunità universitaria. Cominciamo con il premio Bellarmino, che ci fa ricordare il patrono dell'Università, San Roberto Bellarmino, professore del Collegio Romano e suo rettore dal 1592 al 1594. L'apposita commissione preposta al conferimento del premio ha deciso di attribuirlo per le dissertazioni difese nella Facoltà di Teologia al padre Víctor Manuel Aguilar Sánchez, missionario comboniano. Egli ha scritto, sotto la guida del padre Enric Pietras, la dissertazione dal titolo Corpus Nestorianum Cynicum, Thus Have I Heard on the Listening of Messiah, the Messiah, and Discourse on the One God, a Theological Approach with the Proposed Reading, Structure and Translation. Il padre Aguilar Sánchez ci segue online da Macao, dove attualmente risiede. Non potendo recarsi a Roma, ha chiesto al padre Enric Pietras di ricevere il premio in suo nome. Tanti auguri, padre Aguilar Sánchez. Il premio Bellarmino per le altre facoltà o istituti è stato attribuito al signor Marco Capri, laico della diocesi di Camerino. Egli ha difeso nella facoltà di filosofia la dissertazione dal titolo La metafisica annotata e dubitata, la metafisica dei primi dottori gesuiti e la loro moderna tradizione aristotelica, diretta dal padre Kevin Flannery. Mi rallegra molto potergli fare gli auguri e consegnargli personalmente il premio Bellarmino. Ringrazio di cuore la commissione che ha valutato le dissertazioni presentate per concorrere all'assegnazione del premio Bellarmino, commissione presieduta dal vice-rettore accademico, padre Mark Lewis, e costituita dai professori Kevin Flannery, Ulrich Rode, Matthias Skeb e Etienne Veto. Il premio Vedovato, istituito dal senatore Giuseppe Vedovato, amico e benefattore dell'Università Gregoriana, distingue le ricerche fatte nel campo dell'etica nelle relazioni internazionali oppure gli studi di etica che contribuiscono a dare risposte alle sfide attuali della Chiesa nel mondo. Il vincitore del premio Vedovato è Don Bitrus Teneo Maigamo, sacerdote della diocesi di Zaria, in Nigeria, che ha difeso nella facoltà di missiologia, con la moderazione del padre Laurent Basanese, la dissertazione dal titolo Islamic Extremism and its Challenges to the Catholic Missionary Activity in Northern Nigeria since 1999,
a missiological study. Don Vittorio Steneo Maigamo si trova negli Stati Uniti d'America, da dove ci segue online, e ha chiesto a Don Raimondo Ogboggi di rappresentarlo in questa occasione. Tanti auguri, Don Vittorio Maigamo. La commissione istituita per l'attribuzione del premio Vedovato era presieduta dal vice rettore accademico, padre Mark Lewis, e formata dai professori Fernando della Iglesia Vigiristi, Samuele Sangalli, Diego Alonso Lasceras e Peter La. A loro va il mio sincero ringraziamento. Passiamo ora al riconoscimento dei 3 dipendenti dell'Università che hanno raggiunto 25 anni di servizio. La signora Rita Bonifazi è in Gregoriana dal 9 maggio del 1995, avendo iniziato la sua attività presso la Segreteria Generale. Dal 2004 è in biblioteca, dove ora si occupa del servizio di distribuzione all'utenza, un servizio fondamentale per permettere a tutti l'accesso al patrimonio librario custodito nei depositi. Tanti auguri e grazie di cuore. Il signor Vincenzo Varchetta è in Gregoriana dal 5 ottobre del 1995. Da sempre assegnato alla biblioteca, ora si occupa dei servizi di accoglienza e orientamento all'utenza, con una particolare attenzione verso i nuovi utenti. È un servizio svolto con cura e gentilezza e molto apprezzato da tutti. Tanti auguri e tantissime grazie. Adesso sì, signore Salvatore Balzano, che è in Gregoriana dal 25 ottobre del 1995. Dopo i primi anni presso i servizi di portineria, dal 2003 è stato assegnato alla Segreteria Generale, dove si occupa delle attività di supporto ai servizi offerti agli studenti e professori, con particolare attenzione all'archivio di parte della documentazione, all'inserimento di alcuni dati e alla preparazione della corrispondenza. Il signore Salvatore Balzano ci segue da casa perché non può essere presente, ma a lui vanno tantissime grazie e tanti auguri. È molto raro poter segnalare 50 anni di servizio all'Università. Abbiamo la gioia di farlo quest'anno nella persona del fratello Luigi Ingrosso, arrivato in Gregoriana alla fine di agosto del 1970. Non c'era ancora in quegli anni una distinzione netta tra l'Università e la comunità dei Gesuiti.
per cui i molti fratelli di allora collaboravano alla missione condivisa da tutti, a seconda dei propri talenti e della propria formazione. Il fratello Ingrosso ha lavorato successivamente o contemporaneamente in tante attività e servizi. Ristrutturazione degli ambienti, acquisti e approvvigionamento, pratiche presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Segreteria Generale, organizzazione di varie categorie di eventi. Si deve a lui l'iniziativa, portata a buon fine, di chiedere per il personale dell'Università la possibilità di accedere ai punti vendita del Vaticano. In mezzo a tutte queste attività, il fratello Ingrosso è riuscito anche a frequentare l'Istituto di Scienze Religiose della Gregoriana, conseguendo il rispettivo diploma. Mi è molto grato omaggiare il fratello Luigi Ingrosso e in lui i fratelli gesuiti, che contribuiscono in un modo esemplare alla vita delle comunità e delle opere apostoliche della Compagnia di Gesù. Tantissime grazie, caro fratello Luigi. E passiamo adesso ai professori. Alla fine di quest'anno accademico raggiungono l'emeritato la professoressa Giorgia Salatiello e il padre Kevin Flannery, tutti e due della Facoltà di Filosofia. Con l'emeritato si raggiunge un traguardo importante e si ha la coscienza di una missione compiuta. Sicuramente lo si può vivere e vedere anche con un pizzico di nostalgia. Da parte mia e da parte nostra, il raggiungimento di questo traguardo offre l'occasione per manifestare una profonda gratitudine a chi ha dato alla Gregoriana e a molte generazioni di studenti un contributo così prezioso come è quello della ricerca e dell'insegnamento. La professoressa Salatiello ha iniziato il suo insegnamento alla Gregoriana 28 anni fa, all'inizio nell'Istituto di Scienze Religiose e successivamente nell'Istituto Laicos e nella Facoltà di Filosofia, dove è diventata ordinaria nel 2009. Percorrendo l'elenco dei suoi insegnamenti in Gregoriana, vediamo che si è occupata prevalentemente di argomenti quali l'antropologia, l'identità maschile e femminile, la legislazione scolastica, il tomismo, la filosofia della religione e il metodo trascendentale. Cara professoressa Salatiello, la ringrazio di cuore per il suo lavoro e la sua dedizione all'Università. E mi rallegra sapere che potremo ancora contare sulla sua collaborazione. Il padre Kevin Flannery è anche lui arrivato alla Gregoriana 28 anni fa per insegnare nella Facoltà di Filosofia, dove è ordinario dal 1999. Dallo stesso anno fino al 2005 è stato decano della Facoltà. Grande esperto di filosofia antica,
riconosciuto a livello internazionale, gli insegnamenti e la ricerca di padre Flannery si sono da sempre incentrati sull'etica e la metafisica di Aristotele, la logica antica, la problematica della cooperazione al male e l'etica di San Tommaso d'Aquino. Caro Kevin, mi auguro che tu possa in futuro continuare a collaborare alla Gregoriana, dove tante generazioni di studenti hanno apprezzato il tuo insegnamento e la tua guida. Tantissime grazie. Vorrei ancora ringraziare e nominare i professori e docenti che per aver raggiunto il limite di età o per altri motivi lasciano l'insegnamento alla fine di quest'anno. Essi sono il padre Mihaly Senmartoni, professore emerito dell'Istituto di Spiritualità, dopo 33 anni di insegnamento e tanti altri incarichi, tra cui quello di preside dell'Istituto di Scienze Religiose e preside dell'Istituto di Spiritualità. Il professore Michele Di Marco, professore invitato della Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, dove ha insegnato per ben 26 anni. So che il professore Di Marco ci segue online e vorrei ringraziarlo per la fedeltà con cui ha collaborato con noi durante tutti questi anni. Alla Gregoriana, lei è sempre il benvenuto. Infine il padre Javier Lopez, docente incaricato associato della Facoltà di Teologia, dove ha insegnato per 22 anni. Vorrei anche segnalare due docenti che con quest'anno accademico concludono i loro incarichi. Il padre Luis Caruana, decano della Facoltà di Filosofia per 2 mandati, il padre Rolfi Pinto, nostro cappellano, nell'ultimo anno. A tutti e due va un grande grazie per lo spirito di collaborazione e per l'impegno e responsabilità con cui avete svolto le vostre missioni. Grazie. Il mio ringraziamento va anche ai gesuiti della comunità della Gregoriana e al cappellano dell'Università che hanno arricchito con il canto e la preghiera questo momento speciale. Non abbiamo potuto celebrare l'Eucaristia nella chiesa di Sant'Ignazio, come è nostra abitudine, ma abbiamo pregato insieme qui in questo momento, come dico, un momento molto speciale. Vorrei menzionare e ringraziare infine la studentessa Claudia Cicero della Facoltà di Teologia che durante quest'anno ha svolto il compito di segretaria dell'Assemblea dei rappresentanti degli studenti e anche gli studenti volontari che si impegnano nella cappellania e nell'ufficio relazioni studenti. Il loro impegno e dedizione sono indispensabili in una comunità accademica che vogliamo sempre più dinamica e partecipativa. L'ultimissima parola, che spero sia ascoltata poi dagli studenti, quando pubblicheremo online questo nostro momento, l'ultimissima parola va agli studenti che concludono gli studi alla Gregoriana quest'anno. Grazie di cuore per la vostra fiducia e per il cammino che abbiamo fatto insieme. Vi chiedo di condividere ciò che avete vissuto alla Gregoriana nei vostri paesi, nelle vostre diocesi, nei vostri istituti di vita consacrata o nelle vostre comunità di appartenenza. Vi auguro, nelle vostre future missioni, un servizio alla Chiesa pieno di gioia. La Gregoriana sarà sempre la vostra casa. Grazie di cuore
A tutti voi e a presto. Grazie.